Rossini TV è qui in trasferta ad Ancona, 16° congresso di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. È stato confermato ieri, cioè sabato 11 giugno, il presidente Graziano Sabatini. È stato un plebiscito, dopo 5 anni di presidenza, quindi continuerà il suo mandato in nome di una sinergia. All'assemblea, al congresso di oggi sono presenti tutte le massime autorità regionali da un punto di vista civile, militare e sociale, a conferma di come le associazioni Confartigianato nello specifico siano importanti per il nostro territorio. Sì, una grande soddisfazione personale, ma credo una soddisfazione per tutto il gruppo che mi ha accompagnato in questi 5 anni, che sono stati anni veramente molto particolari, pieni di difficoltà, ma credo che abbiamo dimostrato di avere veramente delle competenze, delle capacità di poterci adattare come struttura innanzitutto a quello che poi sono le esigenze che hanno le nostre imprese, il nostro tessuto produttivo, che è un tessuto molto particolare che ha bisogno di essere seguito in maniera diciamo molto da vicino. Abbiamo fatto un ulteriore lavoro di gruppo proprio nella giornata di ieri, dove sono emerse delle priorità su cui si deve lavorare, priorità che riguardano sicuramente l'innovazione delle imprese, che riguardano quello che è la sensibilità delle imprese verso il green, ma anche quello che riguarda le difficoltà oggi di reperire la manodopera. E una preoccupazione che sta venendo fuori soprattutto nel nostro mondo è per il distacco che si sta verificando tra il mondo dei giovani e il mondo del lavoro. L'assemblea conclusiva di questo congresso 16° di Confartigianato Impresa Ancona Pesaro Urbino, che si pone come l'obiettivo quello di portare il valore sulle nostre imprese. È un momento molto complesso per i nostri imprenditori. Veniamo da una campagna di ascolto che ha visto protagonisti i nostri 10.000 associati, più di 30 assemblee sul territorio dove si è rinnovata la classe dirigente di Confartigianato, ma con la consapevolezza che la sfida è sempre più importante e dobbiamo essere compatti come comunità per tutelare le nostre imprese, che sono il patrimonio di questo paese, e in questo momento vivono veramente un momento difficile, complesso, anche più di ieri, anche perché veniamo da anni di pandemia, veniamo da una situazione in cui il tessuto economico è molto fragile, e questo per noi è importante evidenziare come il nostro obiettivo è salvare il patrimonio che sono le nostre imprese. Sono molto contento, direi anche molto orgoglioso di questo rinnovo e di queste elezioni, anche perché momenti come questi rappresentano il massimo di quello che è una democrazia associativa. Oggi dobbiamo dare voce, autorevolezza alle associazioni, quindi anche al Confartigianato, e il farlo attraverso questo percorso e il farlo anche con questa gente, quindi con la Confartigianato di Ancona, che esprime persone responsabili, persone che oggi vogliono fare la differenza attraverso una competenza e una conoscenza che sono elementi indispensabili oggi per poter traghettare il mondo delle imprese verso una dimensione nuova, più innovativa, all'insegna del green e del digitale. E credo che qui ad Ancona ci siano tutte queste componenti, c'è un mix eccezionale, tanto è vero che poi i dirigenti di Ancona, i primi dirigenti, fanno parte, da Graziano della Presidenza Nazionale e Marco Pierpaoli della Segreteria Nazionale, per dire che la qualità in questi territori aiuta anche a far bene a livello nazionale. È anche una grande responsabilità in un momento, in una congiuntura economica così difficile. Sì, direi che oggi, rifacendoci un po' anche alle parole che dice il Santo Padre, bisogna vivere questo periodo all'insegna dell'impegno e della grande responsabilità, quindi non alla mediocrità, non all'indifferenza. Oggi occorre impegnarsi in un'associazione di rappresentanza, anche perché oggi Confartigianato è un'associazione che è attore economico importante, ma anche attore sociale. Quindi oggi noi esprimiamo un PIL sociale, quindi è un riconoscimento che molte volte si trascura, che molti non guardano, ma siamo stati quelli che hanno dato una capacità e una resilienza non comuni in un periodo difficile. Stanno dimostrando ancora adesso di reggere questo confronto. Abbiamo bisogno però che la politica, che le istituzioni, che il governo
ci guardino in un modo più benevolo e quindi che si rendano conto oggi che il paese è un paese fatto di artigiani, di micro e piccole imprese che sono la vera ossatura del tessuto economico e che sono quelle che nonostante tutto ci fanno dire che siamo orgogliosamente ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa. Io sono convinto quindi che con personalizzazione, creatività, ma anche tenacia, anche orgoglio, sapremo anche, nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, poter pensare ad un paese moderno, competitivo e che potrà assicurare benessere sicuramente sia alle imprese ma anche a tutto il paese. Il presidente Gino Sabatini della Camera di Commercio della Regione Marche, diciamola tutta, lei ha preferito fare da padrino oggi al congresso di Confartigianato piuttosto che fare da padrino a qualcun altro? Sì, ci tenevo fortemente a essere qui presente, oggi dovevo essere il padrino della nipotina che è appena nata, sono stato esautorato, ma essere qui oggi era importante, poi tornerò adesso in Offida per onorare gli adempimenti familiari, ma ci tenevo fortemente perché il grande rapporto istituito tra noi, Camera di Commercio con Confartigianato, Ancona, Pesaro, Urbino, con Marco Pierpaoli, Graziano Sabatini, con Paolo Longhi, con tutta l'entourage, è un valore aggiunto. Lo volevo esprimere al Presidente Granelli che oltre ai numeri associativi che si possono mettere in campo, molte volte gli uomini fanno la differenza e queste persone oggi più che mai stanno portando sul territorio marchigiano una differenza enorme di porsi con le istituzioni, porsi con le altre associazioni di categoria per lo sviluppo di progetti condivisi che possono valorizzare al meglio il momento attuale che noi stiamo vivendo, un momento molto difficoltoso dove purtroppo l'aumento dei costi energetici, delle materie prime, la difficoltà nell'interpretare le normative di legge che vengono cambiate ogni settimana una, nel 110% lo stiamo notando, sta diventando drammatico, mettendo in difficoltà tantissime piccole e medie imprese che stanno lavorando su quel settore. Non per ultimo la difficoltà anche di intercettare quelle filiere che possono sostenere ancora l'economia marchigiana, la collaborazione con le università, anche qui la presenza del magnifico rettore, come Camera di Commercio abbiamo dei collegamenti molto stretti col sistema universitario, abbiamo sviluppato dei progetti tipo la valorizzazione dei borghi, capire, individuare quali sono le peculiarità, le necessità per far sì che i borghi tornino a essere quelle magnifiche realtà che noi abbiamo. Da questo siamo passati poi con la Regione e con il Vicepresidente Carloni a mettere in campo delle economie e dei bandi proprio tenuti in piedi non solo dalla parte economica ma anche dalla qualità del bando stesso che abbiamo voluto affinare con il nostro segretario generale Schiavoni, con la dottoressa Bossoletti del gruppo del Vicepresidente Carloni e questa la Confartigianato veramente è stato un valore aggiunto e propositivo. Non ci siamo fermati qui, digitalizzazione con la delega che ha Marco Pierpaoli. Voglio ricordare anche qui a voi in questa assemblea che ha voluto fortemente che l'evento clou del 2022 IGF Internet Governance Forum del 2022 venga fatto qui nelle Marche. Lo abbiamo voluto, siamo riusciti ad ottenerlo, Marco è stato artefice insieme a noi della Camera di Commercio con l'onorevole Fantinati, con altri che ci hanno aiutato all'interno di questo per far sì che alcune tematiche diventino tematiche nazionali. Ovvero non dobbiamo più pensare a essere Marche quella regione di mezzo, non dobbiamo soltanto lamentarci sempre che siamo piccoli magari e nessuno ci ascolta, noi siamo una grandissima regione, abbiamo delle grandissime realtà associative come la Confartigianato di Pesaro, Ancona e Urbino e abbiamo però anche un valore aggiunto che sono gli uomini che rappresentano questa associazione. È un'occasione importante per fare il punto, per ritrovarci e confrontarci intorno ai temi che sono in questo momento determinanti per il futuro delle nostre imprese, della nostra economia, dell'occupazione del nostro territorio, ma anche un importante confronto che ci rende più consapevoli rispetto al momento che stiamo attraversando, che è sicuramente molto complicato, complesso a livello internazionale,
e al quale dobbiamo dare delle risposte in maniera compatta. La Regione Marche, sinergia precisa con le associazioni, Confartigianato è una di queste, sicuramente c'è un grande canale di comunicazione per poi trovare le soluzioni insieme. Noi crediamo che il confronto sia sempre l'anima di tutto quello che si fa e quando si governa una regione come la nostra, che è una regione bellissima ma che è anche molto complessa dal punto di vista geografico, dal punto di vista proprio del territorio, la capacità di confrontarci con l'associazione di categorie e la loro capacità di relazionarsi con noi può diventare un valore aggiunto. Per tutte le associazioni di categoria bisogna essere davvero vicini agli imprenditori, a chi fa impresa, a chi procura lavoro per il nostro territorio, e penso che Confartigianato in questo senso sia uno dei punti di eccellenza per la nostra realtà, soprattutto per la nostra provincia. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri al nuovo presidente, veramente buon lavoro. Noi di solito siamo molto vicini all'associazione di categoria. Bisogna dare ancora una volta una spinta ai giovani in un momento nel quale, dopo un periodo di pandemia, dopo le difficoltà che abbiamo affrontato per queste difficoltà che erano di natura sanitaria, oggi abbiamo la crisi che viene da un paese in guerra, dall'Ucraina, alla quale va il nostro pensiero anche in questi momenti, e credo che l'assemblea anche di Confartigianato lo abbia espresso nei momenti più difficili, ma la grande capacità del nostro territorio, dei nostri imprenditori, di reagire e quindi di inventarsi delle nuove formule, di essere nuovamente, come si dice, sul pezzo per dare lavoro, capacità, imprenditorialità e soprattutto una grande professionalità. Io credo che Confartigianato da questo punto di vista non abbia nulla da invidiare a nessun altro tipo di associazione della nostra provincia. Che ha detto le Marche sono state molto apprezzate. Perché? Tentiamo di capirlo insieme. Allora, io non voglio essere banale, quindi io sono nelle Marche adesso e potrei dire perché è la più bella regione d'Italia. Non è vero, tutte le regioni d'Italia sono bellissime, tutte hanno tesori, tutte hanno peculiarità. Probabilmente perché nelle Marche, proprio tornando al concetto dei valori, quello del lavoro è forte, fortissimo. Io mi ricordo quando ci fu il terremoto, la prima cosa che i marchigiani chiesero è di poter lavorare per poter rimettere insieme e far ripartire l'economia. Ogni volta che c'è una crisi, i marchigiani chiedono di poter lavorare, il lavoro come valore fondamentale, ma non per guadagnare, perché la Repubblica Italiana è fondata sul valore del lavoro. Il lavoro è quel motore fondamentale affinché ci sia coesione sociale e senso di identità. Ecco, noi sbagliamo, spesso consideriamo identità come significato della parola ciò che è uguale, ciò che è identico. Non è così, è ciò che è profondamente radicato. Nelle Marche il valore del lavoro e soprattutto quello fatto con le mani, con la sapienza, è veramente profondo, ha delle radici che arrivano metri ancorate a questa terra. Ecco, probabilmente per quello, perché poi tutta l'Italia si è riconosciuta in una regione che fa dei valori l'asse portante della propria realtà, anche della propria economia. Protagonisti nel cambiamento, il claim del 16° congresso di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino. Si è svolta in due giorni l'assemblea prima elettorale, poi l'assemblea consultiva con le massime autorità regionali presenti qui nell'auditorium di Ancona. Erano davvero tantissimi gli ospiti, tantissimi coloro che sono intervenuti, a dimostrazione di come Confartigianato abbia una centralità nel ruolo delle associazioni. Associazioni che lavorano insieme, associazioni che agiscono in sinergia per affrontare il difficile
difficilissimo momento, la congiuntura economica negativa, che ha una grandissima incidenza sulle imprese marchigiane, piccole imprese, imprese artigianali basate sul lavoro delle persone e basate anche sulle difficoltà purtroppo nell'affrontare questa congiuntura così negativa legata prima al Covid e ora alle conseguenze della guerra in Ucraina. Quindi è davvero una situazione che può essere affrontata solo stando insieme, solo trovando gli strumenti, solo con l'aiuto delle istituzioni politiche che oggi erano tutte presenti. Gabriele Tarabelli è stato il nostro assistente tecnico per questo servizio. Buona serata a tutti.